In Francia non c'era città o paese francese dove ci fosse una strada a lui intestata, gliel'hanno scappellata perché si permetteva di andare. Lui, che aveva preso il premio Nobel, perché lui lavorava, è stato un grande chirurgo, lavorava per la fondazione Rockefeller, preso il premio Nobel per interventi interessantissimi che ha fatto, per essersi permesso di dire che erano valide le medicine non convenzionali, l'hanno espulso. Che cosa fece a fine del professor Nicola Pende? La stessa cosa, non se ne deve parlare di questa gente. Gli hanno scalpellato tutte le strade lui intestate che c'erano in Francia, uno dei primissimi premi Nobel della medicina, Alexis Carré. Andate a vedere la sua biografia. Allora, dice Alexis Carré: siamo letteralmente fatti di fango della terra. Anzi, di polvere di stelle. Sì. Grande medico, così il nostro corpo e le sue qualità fisiologiche e mentali sono influenzate dalla costituzione geologica del paese in cui viviamo. È verissimo. È verissimo. Noi siamo intimamente collegati con la terra nella quale viviamo e dei prodotti che la terra produce, che non sono gli animali, che non sono un po', ma sono le piante, per Dio. È così semplice, è così naturale. È l'ultimissima cosa, perché, come dicevo, bisogna sempre finire con dei riferimenti. Aria, acqua e terra. Aria, acqua e terra. Questo. Gli animali sono d'importazione, comunque sia. Sono d'importazione, capito? Comunque sia. Allora, e c'è un messaggio che va detto. Allora, ripeto, qui ci sono ampie dimostrazioni, un giorno parlerò anche della cura del tumore del professor Alessiani, ne ho già parlato più di una volta, che è molto interessante anche da vedere nell'ottica dell'utilizzazione. Il professor Alessiani è stato un grande medico. È riuscito a curare, a salvare da un tumore la moglie, che io ho conosciuto con l'utilizzazione pratica di argilla. Ma parleremo eventualmente un'altra volta. Quello che voglio leggere qui, però, e lo voglio concludere, perché è molto importante, non a caso ho fatto riferimento alle dichiarazioni di Francesco Primo, perché ci sono delle grandi incongruenze. Fino ad oggi, a dichiarare il dottor Hauser, è stata trascurata la possibilità di uccidere i microbi e di prevenire il loro sviluppo nell'acqua utilizzando la sabbia e l'argilla come fonti generatrici di ossigeno. Si possono ottenere gli stessi risultati introducendo nei bacini idrici silice frantumata di fresco o sacchi riempiti per la maggior parte di silice. Sono cose, interventi banalissimi, costerebbero pochissimo. Noi invece tu devi riempire tutto di sostanze chimiche, di roba che uccide tutto, devi uccidere la zanzara tigre, se no non lo uccidi. ti piglia la maledizione di padre te, tutte queste cose. L'ossigeno atomico che si libera agisce come un veleno mortale sui microbi. Possiede inoltre una proprietà che inibisce la putrefazione della materia organica, destabilizza la materia dispersa determinando la sua coagulazione e il suo deposito. Poiché l'ossigeno atomico evapora o si combina chimicamente con il sedimento, si ottiene un'acqua assolutamente pura. Nel capitolo 9 del Vangelo, bisogna sempre finire con un messaggio religioso. Che vuol dire? Quale Vangelo? Nel capitolo 9 del Vangelo di San Giovanni. Giorgio! Sì, vi è un aneddoto che può mettersi tutti sulla via giusta. È quello nel quale Gesù, percorrendo una strada, incontra un uomo cieco sin dalla nascita. I suoi discepoli gli rivolgono questa domanda: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per il fatto che è nato cieco? Gesù risponde: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è perché
le opere di Dio si manifestino in lui. E aggiunge: finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E ha perfettamente ragione. Detto questo, prosegue San Giovanni, sputò a terra, fece del fango con la saliva e gli spalmò gli occhi con questo fango. Poi gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloe. E quello andò, si lavò e ritornò che vedeva. E gli gridò: io vedo. Ed era guarito. Questo passo del Vangelo ci dà un grande insegnamento che ben pochi hanno compreso. Noi però abbiamo comprendere che il Cristo ci ha insegnato a guarire i malati con l'argilla e con la saliva. Quanti cristiani obbediscono a questo insegnamento? E con cui vorrei chiudere. Allora, voi che fate tanti cristiani, che seguite il Vangelo, poi nel momento opportuno le cose più importanti non le prendete in nessuna considerazione. Se Gesù Cristo ha utilizzato l'argilla, perché non utilizzi l'argilla? No, non ho mai sentito un prete che proponeva di utilizzare l'argilla per curare qualcosa. Allora, o credi nel Vangelo o il Vangelo è tutto falso, bisogna che me lo dici. Io sono convintissimo, perché da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con Gesù Cristo, sia lode a lui e a Dio Priapo, che io sono un seguace di Dio Priapo. Sacerdote del Dio Priapo, no, no, non sminuirti, gran sacerdote del Dio Priapo. Grandissimo sacerdote, laudetur Priapo, infatti lo diciamo, l'argilla è veramente un rimedio miracoloso, da poter utilizzare visto che si trova ovunque e dappertutto. Grazie, 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 grazie.